Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una cosa che di solito mi piace molto fare, cioè prendere una canzone e farci tecnica sopra. Perché secondo me è più bello? Perché è più divertente. Il basso elettrico è difficile da suonare da solo, devi prenderti magari una batteria già insieme o qualcosa, ma se riusciamo a prendere una canzone vera, originale, allora il divertimento è ancora più grande, secondo me. Oggi ho preso questo pezzo di Levante, pezzo di me, si intitola, e andiamo a usare oggi Moisis. Moisis è partito togliendo degli strumenti, poi si è espanso e adesso è veramente una figata. Infatti ti farò vedere alcune cose che poi possono essere molto utili, appunto per lo studio. Innanzitutto, beh, bisogna caricare la traccia. Una volta si poteva tramite video di YouTube caricarlo, invece adesso bisogna caricare manualmente da PC o da telefono la traccia audio. Però una volta che ce l'ha sopra, lui ti divide le tracce e le vedi come un mixer. Adesso io ho tolto il basso, quindi se volessi sentirlo, ho tolto il mute. Cosa sono io? Come si fa di lunedì? Come Adesso si lo fa tolgo se resti qui? Un giorno qualunque. e il basso non c'è più, e quindi io posso prima ascoltarlo con il basso e poi toglierlo e andare a suonare. Così volendo potrei anche togliere degli altri strumenti. Andando avanti, poi un'altra cosa, adesso ti faccio vedere alcune potenzialità di Moisis, poi vediamo la canzone nello specifico, un pezzettino che useremo il plettro, quindi ci esercitiamo oggi con il plettro. Se è troppo veloce il pezzo, io qua a 180 posso rallentarlo. Mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Più lento. Quindi, se non ho ancora la tecnica per suonarlo a 180, posso rallentarlo e comunque, come senti, la qualità è ancora buona. Un'altra cosa carina, soprattutto se nella band che suoni hai delle cantanti che ti cambiano la tonalità, è quella che lui te la può cambiare al volo. Quindi adesso partiva con il Do, no? Era in Do. Allora, facciamo partire. Sei un pezzo. Ok, questo qua era in Do, parte con il primo accordo. Voglio alzarla? La facciamo aiuto. Adesso non ho la versione premium qua. Possiamo, vabbè, ma di mezzotono me lo fa fare, re bemolle. Tra l'altro, questa volevo farti vedere proprio, è ancora la versione gratuita, puoi caricare fino a 5 tracce al mese, altrimenti è tutto libero e puoi fare molte cose in più ancora. E qua va in re bemolle, ti puoi cambiare la tonalità. Ripristina. E lo riportiamo normale. Quindi già solo queste due cose sono veramente un'implementazione per chi si mette lì e studia comodissime. Quindi andiamo a vedere la canzone in sé e quindi la parte di plettro. Principalmente il riff va a giocare tra il Do e il Fa. Io li prendo sulla stessa corda perché così utilizzo, prima di tutto ho un suono della corda più simile. Senti, se andavo sulla corda di Re, il suono diventa un pochettino più piccolo perché la corda è più piccola, più fine e quindi ha un suono diverso. Quindi per mantenere l'uniformità di suono e poi è anche bello comunque fare lo slide, si possono usare anche delle note di passaggio, uso il Do, tasto 3, corda di La, ed il Fa, tasto 8, corda di La. Come riff tengo questa cosa qua. Quindi senti giù, giù, su, ghost e giù. Poi chiaramente ogni tanto magari ci aggiungo una nota nella pausetta prima della ghost oppure sull'ultima nota lunga.
comunque di base quando si usa il plettro bisogna un pochettino imitare i nostri amici chitarristi nel movimento, cioè per tenere il tempo. Poi non suono sempre suonando, toccando la corda, però il movimento della mano deve essere questo per mantenere la direzione ed il giusto tiro. Quindi di base andiamo a giocare con il Do e con il Fa e poi possiamo mettere alcuni abbellimenti. Ad esempio, se prendiamo la parte finale, va sempre a fare Do Fa, perché poi ci sono delle piccole variazioni che puoi andarti a trovare. Fa. Questo era il finale dove alternava sempre il Do e il Fa. Nelle strofe ogni tanto, anziché tornare sul Do, va a prendere un Mi. Proviamo a prendere una strofa se la trovo. E subito il weekend a ricordare noi nel film di Via col Vento, come l'infischio dici a me. Poi è subito il weekend a ricordare noi nel film di Via col Vento, come l'infischio dici a me. Domani un altro giorno dico a te. E poi all'improvviso poi qua va a prendere il pre-ritornello. Nel pre-ritornello vai a fare La, Do, Mi. E fa. Seconda volta La, Do, Mi, Fa. Poi a seconda del ritornello questo Fa può essere più lungo o più corto. Il ritornello va sempre a fare Do, Fa, Mi, Fa. E poi cosa abbiamo ancora? Principalmente è questo. Tutto il giro va su queste note qua. Quindi è un'ottima canzone per esercitarti. Non vuoi farlo col plettro, nessun problema, fallo con le dita. Ok, anche la ghost note puoi farla e puoi mantenere comunque la stessa intenzione. Bene, grazie per aver seguito il video. Fammi sapere se ti piacciono questo tipo di video, fammi sapere se conoscevi Moisys e anche le nuove funzionalità di Moisys, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao, a presto. Sei un pezzo di me, sei un pezzo di me.